in questo numero di Motori Magazine. Dacia Extreme, top di gamma ma spartano. Ferrari KC23, la nuova one-off nata per la pista. BMW CE02, due ruote elettrico pensato per la città. Un top di gamma ma spartano. Negli showroom Dacia sono arrivati gli allestimenti Extreme ed Extreme Up per Sandero Stepway, Duster e Jogger. Sono un'evoluzione della gamma per essenzialità, allestimenti e sostenibilità. Pensati per chi vuole guidare senza troppi comfort e non ama tanto gli accessori. I colori sono originali e inediti, i motivi decorativi sembrano disegnare montagne. I nuovi colori sono il verde Oxide per Sandero Stepway, Duster e Jogger e il blu Ardesia per Spring, l'unica Dacia 100% elettrica con autonomia di 305 km. Le nuove finiture color rame brillano sulle calotte dei retrovisori, sui coprimozzo, sul portellone del bagagliaio, sui pannelli delle porte e sul profilo delle bocchette di aerazione. Duster monta cerchi in lega nero lucido da 17 pollici, mentre Sandero e Jogger cerchi da 16 pollici. Gli interni, essenziali e funzionali, hanno sedili ricoperti da un nuovo tessuto microcloud, sviluppato per essere pratico, resistente e facilmente lavabile. Altra novità, l'Extended Grip, sistema di serie su Sandero Extreme e Jogger Extreme, attivabile tramite un pulsante sulla console centrale, consente al veicolo a due ruote motrici di affrontare tratti di strada fangosi o innevati. La maggiore aderenza sulle superfici mobili è il risultato della combinazione fra Anti-Slip Regulation e Electronic Stability Program. Per gli amanti della vita all'aria aperta, a contatto con la natura, con le versioni Jogger, grazie al Pack Sleep, passare dall'auto alla tenda è un attimo. In due minuti si apre una struttura in legno del peso di circa 50 kg, ospitata nel bagagliaio, che crea uno spazio per dormire lungo 190 cm, largo 130 cm e alto 60 cm. I prezzi della Sandero Stepway Extreme ed Extreme Up variano dai 17.800 euro GPL ai 18.800 euro 110 cavalli. Più cara, ma non di tanto, la Duster Extreme da 21.550 euro GPL a 25.450 euro per la 1003 da 150 cavalli. Il listino per Jogger Extreme va da 20.700 euro GPL ai 22.150 euro della Extreme Up. Ferrari ha presentato la KC23, la nuova supercar di lusso della serie One-Off, appartenente al programma Progetti Speciali. La vettura è stata progettata dai tecnici di Maranello su richiesta di un collezionista. Si tratta di un esemplare unico, disegnato dal centro stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni e si basa sulla 488 GT3 Evo 2020, da cui eredita impostazione, telaio e motorizzazione. Data la natura estrema del suo motore, telaio e assetto dinamico, la KC23 ha subito una revisione completa in ogni sua linea, presentando una serie di innovazioni estetiche e prestazionali. Tra queste spiccano le prese d'aria ad apertura automatizzata e l'imponente ala posteriore rimovibile. Inoltre la KC23 ha ereditato componenti di altri modelli Ferrari, come le portiere ad apertura verticale della LaFerrari e i gruppi ottici anteriori dell'Hypercar 499P, che ha appena trionfato alla 24 ore di Le Mans. Dal punto di vista del carico aerodinamico e della termica, è stato portato avanti un intenso lavoro per mantenere le prestazioni della vettura al livello di quelle della 488 GT3 Evo 2020, nonostante la silhouette delle due auto sia completamente diversa. Sono stati così realizzati pannelli dotati di cinematismi ad hoc, che si attivano automaticamente all'accensione per aumentare il carico verticale anteriore e mantenere adeguato il bilanciamento aerodinamico, mentre al posteriore garantiscono la portata d'aria necessaria al raffreddamento di intercooler e componenti ausiliarie, oltre che all'aspirazione del motopropulsore. Sotto il cofano troviamo il motore V8 biturbo della 488 GT3 Evo 2020, che può sviluppare una potenza massima di 600 cavalli. Tuttavia, tutto il resto della vettura è nuovo e votato all'eleganza e all'innovazione. La carrozzeria è rivestita con una vernice Gold Mercury creata per questo esemplare, che cambia tonalità a seconda del tipo e dell'angolazione della luce che la colpisce.
top secret il prezzo e anche l'identità del fortunato proprietario, che tuttavia ha voluto condividere questo modello unico con gli appassionati del cavallino rampante, esponendola, seppur per pochi giorni, al Goodwood Festival of Speed in Gran Bretagna. BMW ha presentato il nuovo CE02, un mezzo elettrico a due ruote pensato soprattutto per la città, che si rivolge ai più giovani per il suo stile minimalista. Agile, robusto e ridotto all'essenziale in termini di design, non si tratta né di una e-motorbike né di un e-scooter, ma nelle intenzioni della casa bavarese di un e-parkourer. Le ruote grandi, infatti, garantiscono solidità e allo stesso tempo il divertimento su molti terreni. Può essere guidato anche da chi si affaccia al mondo delle due ruote a 16 anni, grazie a una potenza massima di 11 kW. Nella versione a 4 kW, limitata a 45 km/h, il nuovo CE02 soddisfa anche i requisiti della patente AM, il cosiddetto patentino, e può essere guidato in Italia a partire dall'età di 14 anni e da chi è in possesso della patente per auto. La velocità massima raggiunge i 95 km/h per la versione non depotenziata, con un'autonomia di oltre 90 km che consente di affrontare lunghe avventure in città. Grazie al peso di soli 132 kg nella versione da 11 kW o 119 per quella da 4 kW e all'altezza ridotta della sella di soli 750 mm, il nuovo CE02 si distingue anche per le sue caratteristiche di maneggevolezza. È dotato di serie di un caricabatteria esterno con una potenza di carica di 0,9 kW che consente tempi di ricarica rapidi. Sulla plancia un display TFT di facile lettura informa il conducente sullo stato di carica della batteria. Una presa di carica USB-C consente inoltre di alimentare uno smartphone.